abbiamo una necessità, quella di essere rispettati, rispettati per la tutela dei lavoratori che rappresentiamo, per il diritto a un rinnovo contrattuale dignitoso, perché comunque un anno fa è stato sottoscritto un accordo con il governo, un patto per l'innovazione del mondo del pubblico impiego, e quindi crediamo che sia corretto andare a stabilire delle risorse economiche che consentano di rivedere tutti gli impianti indennitari, la classificazione del personale e quant'altro di diritto di chi comunque ha garantito il servizio pubblico durante la pandemia. Chiediamo un rinnovo di un contratto degno, perché dopo che abbiamo rinnovato il contratto nel 2018, dopo 9 anni, c'era l'impegno per fare un contratto adeguato a quello che è le prestazioni che operano tutti questi dipendenti. Voi sapete che a marzo è stato fatto un patto per il lavoro pubblico con il governo che garantiva le risorse per il rinnovo di quei famosi eroi dei che oggi sono i meno pagati d'Europa. Quindi su questo noi chiediamo adesso al governo che metta le risorse a disposizione delle regioni per poter rinnovare il contratto sia degli operatori sanitari che dei dipendenti di autonomia locale. Siamo qui a rivendicare il rinnovo del contratto che è bloccato sia per quanto riguarda gli enti locali che la sanità pubblica. Un contratto scaduto ormai al 31-12 del 2018 e rispetto al quale gli impegni del governo al momento non sono completamente mantenuti e non consentono di arrivare ad un adeguamento contrattuale e soprattutto anche normativo che vada a stabilire quelli che sono i giusti percorsi di riconoscimento, specialmente per quanto riguarda i lavoratori pubblici coinvolti, relativamente al fatto che sono gli stessi, specialmente in sanità, che hanno lavorato durante tutto il periodo della pandemia in condizioni pessime. Giusto riconoscimento ad un contratto equo e che dia garanzie anche sull'ambito delle progressioni di carriera attraverso un impianto normativo differente che abbiamo enunciato nei mesi scorsi relativamente alle piattaforme contrattuali unitarie di CGIL e CISL e UIL, che ad oggi non trova le condizioni di sviluppo per essere sottoscritto.